Buongiorno ragazzi, benvenuti nel canale di Camperisti il Nonno Big House. Allora, adesso siamo in Lombardia, stiamo andando verso il lago di Ghirla. Svolta a destra e prendi via 4 novembre, SP32 di Runo. Come dice il navigatore. Niente ragazzi, volevo farvelo vedere, ma si è appoggiato un grossissimo grillo. Adesso niente, c'è la pina qua. Ma c'era un grillo gigantesco, se n'è andato. Ma andare in moto adesso mi viene il patema d'animo, porca miseria, con tutti quegli insetti che ci sono in giro, che ti vengono addosso. Brum! Ok ragazzi, siamo arrivati al parcheggio. È un parcheggio praticamente sulla strada, non è, cioè sulla strada. Lì c'è la strada, ma di sera non è trafficata tanto. Guardate dove sono, e adesso tirerò su quell'immondizia che c'è qua, perché è uno schifo totale, uno schifo totale. Comunque questo è il panorama dalla cabina. Cioè io sono praticamente in spiaggia. Vi faccio vedere. Qui ho tracce di barbecue. Comunque siamo un po' in dislivello, Ho messo sotto due legni lì. Adesso metterò delle pietre, perché sennò è impossibile, anche qua è un po' più storto il coso. E niente, adesso andremo a tirare su un po' di immondizia lì. Guardate che schifo che c'è qua. Così almeno lasciamo un po' pulito. Guardate che bello, che spettacolo. Questa è la parte sinistra. Adesso andiamo dalla parte destra. Di qui c'è l'altro pezzettino, che è una sorta di spiaggetta privata. Guardate che bello. Se vado un po' più avanti, mi metto un po' più di qua e ce la faccio meglio. Ok, mi sono spostato, ho messo una pietruzza sotto lì, credo sia fatta bene. Sì, l'ho messa anche sotto di là, quindi tutte e due le ruote sono su. Pezzettino di legno qui. E niente, adesso siamo qua, facciamo una bella foto e via. Ma che bello. Sacco pieno. E tutto pulito. Ci vuole un po' di... Secondo me comunque sono sempre le stesse persone che vengono, perché nello stesso punto ci sono tre bottiglie della stessa acqua con fazzoletti sparsi di pulitura di qualcosa di intimo, quindi penso che sia quello. E niente, adesso facciamo una passeggiatina qui, cioè qui, non è che puoi fare tante, quella passeggiata qui e basta. Ripeto, a me non cambia nulla essere nel parcheggio dove sono qua. Perciò va bene così. Adesso mi sposto un pochettino più avanti, perché non mi piace, la vengo un po' più avanti. Vengo un po' più avanti. No, sono indeciso perché c'è un po' di vento. E è vero che lì le piante sono tutte tagliate, nel senso sono state potate, quindi non si muovono neanche più di tanto. E però c'è un bel venticello. L'acqua non è da bagno, insomma, comunque, indipendentemente dal freddo, è proprio melmosa. È un lago fermo, credo, cioè non... Il freddo che fa? E fa ancora freddo, siamo al 20... No, vieni lì. Al 20 di marzo. Lì ci ha appeso qualcosa da solo.
in mezzo alle montagne, ma il vento c'è. Il vento c'è. Molto probabilmente, avendo piovuto tanto, e l'acqua, mamma, l'acqua è più alta, vedi, è venuta anche fino a qua, è venuta. E sa che vado su sul campo perché è troppo freddo. Sta calando, ma il vento no. Niente, faccio una fotografia e poi domani vediamo. Intanto qua gli asciugamani si sono asciugati col vento che c'è. C'è una gallinella d'acqua, questa qui è qui da tutto il giorno. Poco appunto il sole va via, guardate che bello, facciamo una bella foto qua, alberello. Stasera pizza. Pizza con un ingrediente particolare, poi ve lo faccio vedere bene quando è nel piatto. Ok, pomodoro, origano, mozzarella, questo è un altro tipo di formaggio e quella roba gialla che c'è qua, mi dovete dire cosa sono, quel formaggio lì e la roba gialla, la cremina gialla che c'è su. Vabbè dai, vi aiuto, l'altro formaggio è il brie e adesso voi l'ingrediente segreto dovete dirmelo, dovete dirmelo. Andiamo qua a mangiare, arriva al lago di Ghirla, un freddo assassino, e boh, va bene così. A domani! Buongiorno ragazzi, c'è gli occhiali. Allora, stanotte, tutta notte, il cinesino acceso qui al lago di Ghirla, 21 gradi. Ed è poco, molto poco, quindi adesso andiamo a vedere fuori che temperatura c'è. È molto piatto il lago, guardate, non si vede, si confonde col riflesso delle piante. Bellissimo, scendiamo a vedere. Ok, 0 gradi, però calma piatta oggi, guardate che come piatto, come piatto il lago, è una tavola oggi, infatti vento non ce n'è, pochissimo proprio, e questa è l'alba. Non pensavo facesse così freddo oggi al 21 marzo. Oggi si cucina fagioli con la salsiccia. Calma piatta fuori, veramente oggi si sta bene, oggi c'è il sole, non c'è il vento. Siamo appena rientrati, siamo stati fuori un attimino sulla spiaggia e adesso mangiamo sulla spiaggia. E un po' di cipolletta liofilizzata perché l'ho finita quella normale e poi ci sediamo a mangiare, non vedo l'ora che ho fame. Ok, siamo arrivati al mio parcheggio e finalmente non ne potevo più, cioè era un bel posto, però poveracci cani non potevano scalmanarsi come si poteva fare, insomma non si poteva fare neanche la passeggiata appena appena lì fuori. È bello per rilassarsi, una coppia che si vuole rilassare in riva al lago, è perfetto il parcheggio lì. E allora poi sono andato a fare una passeggiata, adesso ho una bella tisanina alla ciliegia. Ho fatto 8.000 passi in un'ora e mezza alla fine, quasi due, quindi va bene, dopo ne facciamo altri 2.000, arriviamo, cerchiamo di tre, sì, adesso sono quasi 8.000, sì, quasi 8.000, ancora 2.000, arriviamo a 10.000 e la giornata è buona, dai, con 10.000 passi ci sta, va bene.
alla prossima puntata.